teoretici. Allora, Akray Residency è un'organizzazione no profit che ogni anno porta musicisti, scrittori, danzatori, artisti visivi, chef a Palazzo Akray per un mese a produrre progetti specifici al territorio. E questa sera abbiamo 4 ospiti che propongono i loro progetti. E iniziamo qui questa sera con un progetto di Bahar Behbahani di cui vi dirò dopo. Però prima voglio dirvi che vogliamo ringraziare, che mi perdo, ecco qua. Vogliamo cominciare con i ringraziamenti, ci dispiace che il sindaco non c'è. Cominciamo tutti i ringraziamenti con il sindaco Scipetta per essere. Sindaco è sempre occupato. È sempre disponibile, quindi è sempre occupato. E quindi ringraziamo tutto il Comune di Palazzo Akray, soprattutto il sindaco Scipetta, l'assessore Russo e tutto lo staff del Comune, lavoriamo con tutti loro, sono sempre disponibili e gentili. Quindi un grazie caloroso al Comune di Palazzo Akray per ospitarci ogni anno. E poi vorrei ringraziare, scusate se leggo, ma voglio essere sicura che non dimentichiamo nessuno. Volevo ringraziare anche il Museo dei Viaggiatori che ha ospitato gli artisti che hanno lavorato al Museo dei Viaggiatori per, queste, per la loro permanenza. Poi l'Unione dei Comuni, la Pasticceria Capis che li ha nutriti e la Casa Luigi Monti che li ha ospitati anche, il Panificio Italia per essere così generoso e Salvo Peliciore, un grande amico e sostenitore di Akray Residency, Paolo Saleni che ci aiuta sempre anche se non si fa vedere mai, il nostro amico fantasma. Dina di me, grazie tantissimo sempre per il supporto e l'entusiasmo per gli ospiti di Akray Residency, Sebastiano Pisana che dovrebbe essere con noi a poco e Ida Lanza per il supporto. Grazie, grazie mille. E adesso vi dico brevemente chi sono gli artisti e gli ospiti di Akray e poi andiamo negli spettacoli. Allora abbiamo Bahar Behbahani, originariamente dall'Iran, che vive a Lisbona. È un artista visivo, ovvero dipinge, fa video e performance. E stasera presenta una performance interattiva partecipatoria di cui vi dirò fra 2 secondi. Poi abbiamo Mark Dresser, un compositore da Stati. Poi abbiamo Maggie Nixon, scrittrice dalla Nuova Zelanda. Okay, I'm gonna
Sebastiano! Thank you.
vediamo, vediamo. Thank you.
Chi si vede? E lei pensava che sono mangiare, guarda. E mi dice che cazzo ho fatto con te. Con l'auto. Sì, ma non mi mangiare. No. Ma che ti fa? Massaggio. Non trovo. Bene, c'è.